Adesso l'Inter deve trovare le stesse motivazioni anche quando gioca con quegli altri avversari? No, I don't think so. I think, no, non credo. Juventus, of course, is a team, you know. Sicuramente la Juve è una squadra che ti dà una carica aggiuntiva. Però abbiamo parlato, abbiamo discusso molto con la squadra nello spogliatoio. Ci siamo detti dobbiamo giocare come squadra dal primo al 90° minuto, cosa che non abbiamo fatto in Europa League giovedì. Ed è questo il motivo per cui abbiamo vinto questa partita. Penso che abbiamo meritato questa vittoria. E davvero devo fare tutti i miei complimenti alla squadra. Tutti stanno credendo in quello che stiamo facendo e questa è stata una giusta ricompensa. È davvero stato bellissimo vedere questa squadra che ha davvero dato il massimo. Questa è la squadra che volevo vedere. Chiaramente possiamo migliorare ancora molto, però ecco, davvero abbiamo iniziato a giocare, a lottare come squadra e la qualità farà la differenza. Dal punto di vista tattico, ma impressionato anche la personalità, perché avete subito gol mentre stavate dominando per 20 minuti, si era visto soltanto l'Inter. Avete reagito, avete gestito bene anche i nervi. Yeah, but you know, we talked a lot about sì, this, abbiamo parlato molto durante la settimana, appunto, dicendo che potevamo anche andare in svantaggio. Nelle situazioni passate abbiamo un po' perso la testa, per esempio contro il Chievo o contro il Pescara, e ancora peggio se giochi contro la Juve, e invece siamo rimasti concentrati nel nostro sistema di gioco e ecco, abbiamo avuto la ricompensa per questa nostra concentrazione e davvero alla fine sono così contento per tutti, perché davvero tutti i giocatori hanno dato il massimo, anche quelli che sono subentrati durante i 90 minuti, e questo è quello che voglio vedere dalla squadra. Davvero un'Inter concentrata e produttiva, i complimenti dell'allenatore, sono i complimenti che tutti ci sentiamo di fare a questo risultato, che è frutto della scelta di molto coraggiosa anche questo allenatore. Veramente complimenti, bellissima la partita dell'Inter, proprio sulle scelte, perché Eder titolare, poi Perisic che per noi è spesso decisivo entra dopo. No, because he didn't train for three or four days. Non si è allenato per 3-4 giorni. 100%. E non era quindi al 100%. Saturday and Sunday was 100%, but forse ora era già arrivato al 100%, mentre Eder si è allenato meglio con più continuità durante la settimana, quindi Eder era al 100%, ecco perché ho preferito optare per Eder, e sapevo però appunto che Perisic poteva subentrare ed essere pericoloso, è quello che ha fatto. Ho tanti giocatori e quindi faccio le mie scelte, ma questa diciamo, è stata la ragione principale di questo cambio. No, siete chiamati a farle da allenatori, anche se poi ci sono le perplessità di chi guarda Perisic in panchina in queste partite. Paolo? Sì, la domanda è molto semplice, la più semplice di tutte. De Boer mi accoglie i complimenti di Marocchi. Quest'Inter, giocando in questo modo, diventa una candidata allo scudetto? It's always, you know, nice that after this... È sempre bello che dopo una vittoria come questa, con una squadra del genere, diciamo la migliore squadra italiana, pensare e fare questi pensieri. Però la cosa più importante è pensare alla partita contro l'Empoli tra 3 giorni per fare un altro passo avanti. È sempre un percorso molto lungo. Ecco, sono molto contento della prestazione di questa sera. Però dobbiamo mostrare ogni domenica che siamo in grado di giocare come squadra, come collettivo, perché altrimenti l'Empoli o altre squadre riusciranno a avere la meglio. Dobbiamo rimanere concentrati, se lo faremo riusciremo a vincere tante partite.